Sono giorni di prove al Teatro Carlo Felice per la prima assoluta di Edith, l'opera commissionata a Maurizio Fabrizio, compositore di alcune pagine della musica italiana pop, come Almeno tu nell'universo e I migliori anni della nostra vita, che si affaccia per la prima volta alla lirica. È una grande felicità, perché quella che ho provato nei primi miei 50 anni di lavoro nella musica pop, quello di provare felicità nel comporre e felicità che poi trasmetti al pubblico, e così spero sia per quest'opera. Musicalmente io sono da sempre un pucciniano convinto, per cui così il cuore va sempre da quella parte. Da una parte la più grande cantautrice francese di tutti i tempi, le cui chanson fanno parte di noi, dalla Vie en Rose a Je ne regrette rien. Dall'altra il pugile Marcel Cerdan e La vita sul ring. Edith è la storia di un amore molto intenso, passionale e drammatico, una relazione che animò le pagine della stampa scandalistica, un incontro tra due mondi profondamente differenti, fino al tragico epilogo, l'incidente aereo in cui Cerdan perse la vita. A 60 anni dalla scomparsa della cantante, ecco l'omaggio che il teatro genovese le ha voluto attribuire, travolgente come lo è stata la sua musica. In questa opera abbiamo almeno 50-60 melodie che possono benissimo entrare nel repertorio internazionale. Devo dire, il rapporto con l'orchestra è stupendo, loro sono molto bravi, un po' stanchi adesso perché abbiamo un'attività enorme, però la musica, quando la musica è interessante e piace, viene colpita, e se all'inizio c'è un po' di resistenza, dopo neanche 2-6 minuti c'è una collaborazione straordinaria.